È morto nella notte fra domenica e lunedì Guido Schiavo, da molti conosciuto come il nonno giardiniere di Voghera per la sua dedizione ad abbellire le aiuole pubbliche della città, per esempio nei pressi di via 20 Settembre, con fiori di ogni tipo. I fiori sono la cosa più bella che ci sia, diceva. Schiavo si è spento all'età di 95 anni all'ospedale cittadino, dove era stato trasferito d'urgenza a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, mentre si trovava all'istituto Dognocchi di Salice Terme per un periodo di riabilitazione. Tante le battaglie civili che aveva portato avanti nella sua lunga vita, come l'ultima, legata alla creazione di un monumento dedicato ai carabinieri, per il quale aveva avviato una sottoscrizione assieme ad un'associazione costituita ad hoc. Dal Covid, che lo aveva raggiunto ultra novantenne mentre era già alle prese con la frattura del femore, era guarito, ma la pandemia e l'avanzare dell'età aveva rallentato questo progetto dedicato a tutti i militari dell'arma caduti durante il servizio, come ben due suoi fratelli, questi bozzetti che erano stati preparati per lo scopo. Ex carabiniere lui stesso, Schiavo era arrivato dal Cilento a Voghera nel 1946 e 50 anni fa, in occasione del disastro ferroviario, fu uno dei primi ad accorrere in stazione a prestare i primi soccorsi alle vittime. Schiavo lascia la moglie Maria Teresa, i figli Maurizio e Tiziana e i nipoti Alessandro, Gianluca e Vittoria. L'ultimo saluto è fissato per mercoledì mattina alle 9:45 in Duomo, mentre martedì alle 17:30 presso la chiesa di San Rocco si terrà il rosario. Questi suoi sogni, come dire, avevano una forza e una gravità, come dire, potenti, come dire, e questo ci ha coinvolti. Tra i suoi sogni c'erano anche i fiori, come dire, era il nonno di Voghera, insomma, ecco, quindi anche questo è parte integrante di questa storia avventurosa di questo uomo. Una guerra non si può perdere con una battaglia, bisogna resistere. A volte le rubano anche i fiori, così. Ma se la rubano, guarda, allora io ho messo dei cartelli, regalo il seme di questi fiori, gli spiego come devo fare, glieli regalo, possono venire, che ne go, e ne sto dando tanti, o presto o tardi, sono sicuro che vengono presi questi ladri, questi mascalzoni.